io sono qui a Bologna, proprio adesso abbiamo ricevuto il premio. Lei ha sottolineato tra l'altro come in Campania vi siano soltanto due comuni che abbiano ottenuto questo importante riconoscimento. Sì, sì, Camerota e Castino Mucilento, siamo la prepista, siamo la prepista in tutta la regione Campania, ma anche nel sud Italia, perché se si va a vedere la cartina dei comuni Calabria sono pochissimi nel sud Italia. Ma il nostro orgoglio è doppio perché Castello Mocilento è la patria dove è nata la mia Silente, per cui sono qui a ritirare il premio, l'ho ritirato già insieme a Simona Ridolfi, la presidentessa di Via Silente, per cui non potevamo essere fuori da questo bel premio che, come diceva una rappresentante di FIAB, che è un premio, è un incentivo, perché naturalmente il sindaco che diventa, il cui comune diventa il comune ciclabile, è un impegno grosso per l'ambiente, per la salute, per tutti, per i bambini, dire, è un impegno grosso, perché è un premio, è un incentivo. Sì, sicuramente è un grande traguardo, è anche un volano per il turismo. Sicuramente, perché sarà fatta una guida che verrà messa anche online e anche cartacea, dove naturalmente tutti i cicloturisti sapranno quali sono i comuni ciclabili, quali sono gli alberghi, alberghi in bici, anche alberghi che sono legati al cicloturismo, quindi che noi abbiamo dovuto per esempio anche coinvolgere. Quindi veramente siamo orgogliosi e contenti davvero, con Simone Dolfi in particolar modo anche.